Celentano, oggi è giornata particolare, giornata diciamo, per le donne, la giornata delle donne, non parliamo di festa, e abbiamo questo incontro con la scuola Milani di Gragnano. Come ti è sembrato questo incontro, Anna? Allora, vedo i ragazzi di oggi molto interessati a qualsiasi argomento. Noi stamattina abbiamo avuto anche al Comune di Positano un incontro sull'educazione, sulla violenza delle donne, di educazione, e abbiamo visto una partecipazione veramente attenta dei ragazzi. Oggi i ragazzi sono attenti a qualsiasi problematica, si interessano molto. Preparati soprattutto, sono stati molto preparati, anche molto qui tante domande interessanti, anche stamattina tante domande interessanti, ed è bello vedere che le nuove generazioni, insomma, poi stare portando avanti anche dei progetti sulla sicurezza stradale, che abbiamo subito diverse vittime, sull'educazione, puntiamo tanto sull'educazione, la sensibilizzazione. Il 12 sarà questo evento, quindi la professoressa, qualche parola, la professoressa? Il futuro sono i ragazzi. Dove sta la professoressa? Dove sta? Professoressa, un commento a questo incontro, come facciamo? Professoressa, com'è? Prof, è che la nostra prof è la numero uno al mondo, non si vuole far vedere. Professoressa, allora, un commento a questo incontro che c'è stato. Un incontro molto interessante, penso che abbia chiarito tanti dubbi ai ragazzi, perché è vero che conoscevano l'articolo di giornale, in che cosa consisteva, qual era la struttura, però parlare... Ma li avete preparati voi o spontaneamente? Tutti loro? Tutto no, fagli... sono bravissimi, infatti, tutte domande, complimenti, veramente, complimenti, dai. Ecco qua, da Positano News è tutto.